Ogni giorno la parola di Dio ti invita a dare un passo avanti, sia nella comprensione della esistenza umana, sia in questo cammino fino all'eternità. Ieri abbiamo ascoltato il brano della lettura della Genesi, e dopo quella esperienza, il racconto della esperienza del peccato di Adamo e Eva, il Signore fa una domanda a Adamo. Il peccato normalmente ti fa sentire lontano da Dio. Non vogliamo tanto la presenza di Dio quando siamo coinvolti nel peccato. Ma Dio viene sempre d'incontro a noi. E Dio domanda a Adamo: dove sei tu? Questa è la domanda che il Signore continua a fare anche a noi. Dove siamo noi oggi? La risposta non è dire sono qui nella chiesa di San Pietro Giuliano in Mare, ma nel cammino della esistenza, come madre, come padre, come papà, come nonna, nonno, come coppie, come un cittadino, come un lavoratore, come cristiano di una comunità. Quale sarebbe la nostra risposta a Dio oggi, quando Lui ci domanda, dove sei tu? In continuità a questa lettura della Genesi, la domanda di oggi è, dove è il tuo fratello? Il peccato anche ti fa allontanarsi della fraternità, dell'accoglienza, della giustizia. Il peccato ci fa sentire l'esperienza dell'isolamento, sentirsi da solo. Ma più una volta il Signore viene d'incontro a noi. Il Signore Dio non sopporta vedere la sua creatura vivere lontano, lui prende la iniziativa, viene all'incontro. Vuole questa esperienza profonda di misericordia, di conversione, perché Dio è la piena misericordia. E questa è per noi anche una domanda un po' difficile di rispondere. Dov'è il tuo fratello, tua sorella? Anche qui non è una questione di fare un riferimento fisico, geografico, ma in quale situazione stiano oggi i nostri fratelli, le nostre sorelle, che questo il Signore ti domanda a dare una risposta. Non è possibile fare il cammino di essere veramente figlio di Dio senza vivere la vera fraternità fra noi. A partire dal Vangelo possiamo sentire che questa è veramente la legge che il Signore Gesù è venuto a dare pieno compimento. Tutta la vita terrena di Gesù è stato il compimento della legge dell'amore, dell'accoglienza, e così rivelare la piena faccia di Dio come misericordia. E questo brano evangelico ci aiuta a capire una cosa importante, che quando facciamo noi questa esperienza con Gesù di sentirci accolto nella misericordia, quando possiamo vivere questo amore di Gesù, diventiamo insegnatori, possiamo trasmettere agli altri questa esperienza.
perché non dobbiamo utilizzare più parole, ma la nostra testimonianza, il nostro modo di guardare, il nostro modo di parlare, il nostro donarsi continuamente. Ma questo è bisogno fare veramente questa esperienza prima con il Signore. La legge piena dell'amore. Noi sacramentini abbiamo un esempio molto forte di quello che questa parola ci invita oggi a riflettere e a dare una risposta. San Pier Giuliano in Mar ha fatto un cammino profondo di ricerca di una vita più profonda. Ha cercato di rispondere al Signore Dio queste difficili domande: dove sei tu? Dove è il tuo fratello? In questo periodo stiamo celebrando 150 anni di una bellissima ma difficile esperienza che il nostro fondatore ha vissuto del grande ritiro di Roma. Lui cercava acquistare il cenacolo di Gerusalemme, dove il Signore ha istituito l'Eucaristia. Nella sua testa diceva che questo posto doveva essere della congregazione. Ma con la difficoltà di fare questo dialogo, lui ha cominciato a fare un grande ritiro, ma a partire dell'accoglienza della parola del Signore, di ogni giorno, nella liturgia, ha fatto un cammino profondo di una scoperta di se stesso. Mi piace ricordare sempre una frase che lui ha scritto, che aveva un po' paura di incontrare più profondamente con Dio, perché aveva paura di se stesso. Quanto più siamo vicini di Dio, da Dio, più possiamo conoscere le motivazioni più profonde della nostra esistenza. E Padre Imar ha dato questa risposta a Dio: dove sei tu? Hai scoperto tante motivazioni che non era veramente come una risposta, come fondatore, come quello che cerca veramente mettere l'Eucaristia nel centro della sua esistenza, e fino a questa esperienza fa un'offerta piena della sua esistenza, quando ci invita anche a fare questa offerta del dono della nostra personalità. Padre Imar ha scoperto la forza della misericordia di Dio manifestata nell'Eucaristia. Nella celebrazione eucaristica vissuta ogni giorno, ha potuto vedere la sua esistenza più profonda, la sua debolezza, i suoi peccati, ma ha scoperto che la misericordia divina è più profonda, più grande. E per questo ha lasciato a noi un cammino molto concreto, molto pratico, di come arrivare a una forza, a avere questo coraggio di dare questa risposta a Dio: dove siamo noi? E questo cammino è la celebrazione dell'Eucaristia. La nostra regola di vita, quello che cerchiamo di vivere, dare una testimonianza, mettere la celebrazione dell'Eucaristia nel centro della vita, sia della nostra vita personale come consacrati, ma della nostra vita come famiglia, come comunità religiosa. Il centro della nostra esistenza, la manifestazione più concreta del carisma, oggi si dà quando stiamo celebrando l'Eucaristia, la nostra identità si può rivelare così. Perché della celebrazione eucaristica, secondo la nostra regola, nasce il modo di vivere insieme, nasce il modo di costruire la vita fraterna, che è questa esperienza da Gesù di rivelarsi pienamente nell'Eucaristia.
di questo momento celebrativo della celebrazione eucaristica nasce il nostro modo speciale di preghiera, che è l'adorazione. L'adorazione eucaristica è il prolungarci, prolungare la celebrazione dell'Eucaristia, l'invito di approfondire, profondizzare ogni giorno quello che celebriamo. E di una forma più concreta, della celebrazione eucaristica nasce il nostro modo di vivere la missione, il servizio al Regno di Dio, il servizio alla Chiesa. È per questo che una parrocchia sacramentina, una comunità sacramentina, deve avere sempre questa dimensione eucaristica, la dimensione sia dell'accoglienza, della fraternità, della solidarietà, della giustizia, dimensione profonda dell'amore di Dio manifestato nell'Eucaristia. Ma Padre Imar non ha lasciato questa ricchezza solo per noi, è un dono della Chiesa, è un dono dello Spirito, e è per questo lui ha creato anche un gruppo di laici per condividere con noi questa ricchezza eucaristica, questa ricchezza del dono di una vocazione eucaristica sacramentina. E per questo è che per noi è una gioia stare insieme con voi, celebrare con voi, pregare con voi, fare l'adorazione con voi e anche vivere la missione, il servizio al Regno di Dio. Così sentiamo sempre nella stessa famiglia che Padre Imar ha desiderato di mettere nel cuore della vita della Chiesa. Domandiamo al Signore il coraggio di Padre Imar, il coraggio di tanti santi, di dare questa risposta al Signore, e vi invito a fare un piccolo momento di silenzio. Che risposta possiamo dare al Signore oggi? Dove sei tu? Dov'è il tuo fratello? Dov'è tua sorella?